si allungano pesantemente i tempi per far ripartire il servizio di refezione scolastica nella città di Messina. Nessuna notizia è pervenuta infatti circa il bilancio di previsione comunale per il 2017, una lunga attesa che starebbe ulteriormente dilatando i tempi tecnici della nuova gara per l'affidamento del servizio di mensa nelle scuole messinesi. Il sindacato e i lavoratori, senza occupazione e stipendio da oltre un anno, si preparano dunque a nuove proteste. L'unica cosa certa in questo momento, denuncia il segretario generale della Filcams di Messina, Francesco Lucchesi, è che continua la pesante attesa per gli 80 addetti impegnati nel servizio, fermi dal maggio 2016, e che si prospettano nuovi gravi disagi per i piccoli utenti, le famiglie e il personale scolastico. La mancata predisposizione del servizio mensa, dichiara la FILC, la categoria della CGL del comparto scuola, comporterebbe rischi sul mantenimento del tempo prolungato nei plessi cittadini e difficoltà per tutto il personale causate dal prolungato blocco. La Filcams CGL, dopo l'incontro dello scorso mese con l'assessore comunale alle politiche scolastiche Alagna, torna a denunciare le gravi inadempienze e a sottolineare la necessità di risolvere in tempi brevi il blocco di un importante servizio ancora negato alla collettività. Il sindacato preannuncia inoltre nuove iniziative a sostegno delle legittime aspettative dei lavoratori, oltre che delle famiglie e delle scuole.